E buongiorno, eccoci qua. Sono reduce da una notte abbastanza pesante perché c'è stato veramente molto molto caldo oggi e i miei gatti pure sembravano impazziti stanotte. Mi hanno svegliato almeno 2 volte. Infatti mi sento molto stanca, molto accaldata e dalle previsioni sembra proprio che ci sia un'altra bella ondata di caldo, che spero vivamente finisca presto perché il caldo lo odio. La mia giornata oggi prevede la sistemazione del bucato riguardante la cucina, quindi tutti i strofinacci, canovacci, tovaglie e roba varia. E poi devo uscire, tra un po' esco, vado a prendere una mia amica e andremo in un centro commerciale cinese che devo comprare delle cose. A dopo. Ed ecco la bella cesta con tutta la roba da piegare. Oddio. Ok, tutto già piegato. Temevo peggio. Invece ho già finito in 10 minuti. Che bello. Adesso ripongo tutto e mi preparo per uscire. Ecco, prima di uscire al solito saluto i miei gattini. Qui c'è Mirtilla, molto indaffarata. Ciao amore, ci vediamo dopo. Lei sì, indaffaratissima, indaffaratissima davvero. Qui c'è Felix invece, il re della casa, che si è nascosto in veranda, dentro una delle sue scatole. Ciao amore, a dopo. Rieccomi. Finito il primo giro di commissioni di shopping, adesso sto andando a trovare un'altra mia amica al lavoro e poi rientro a casa. Mi sta anche iniziando a mancare la voce. Ok, a dopo. Eri buongiorno, eccomi rientrata. È quasi l'una. Adesso vi faccio vedere il piccolo shopping che ho fatto oggi. Qui ci sono i sacchetti. Ho preso una tovaglia di plastica molto colorata per sostituire quella che ho già, che è stravecchia. Un passatutto perché ho voglia di fare tanta passata di pomodoro fresca. È un bel portafoto di quelli tradizionali, insomma, molto classici per mettere le foto della mia nipotina. E infine delle cose, insomma, per il bagno, la ricarica di sapone, del detergente intimo che era in offerta a 55 centesimi, molto buono il Venus. E quindi ne ho presi due. E ci dovrebbe essere anche un dentifricio, se non sbaglio. Infatti, ecco qua il dentifricio. E questo è stato lo shopping di oggi. Rieccomi. Adesso mi sono cambiata, mi sono rinfrescata un attimino perché fuori veramente c'è caldo, caldo allucinante. E finalmente a casa, un pochino di relax. Non ho neanche molta fame perché la granita col cornetto vuoto che ho mangiato per la seconda colazione mi hanno riempito parecchio. Non ho quindi neanche fame e sicuramente non cucinerò. Adesso vedo un po' di TV e mi riposo. Pomeriggio poi proverò il passatutto e sistemerò la tovaglia di plastica, quella nuova appunto, sul tavolo in cucina, così sta più protetto, nella speranza che i gattini al solito non si facciano le unghie quando noi non li vediamo. E infatti adesso se la doveste vedere, la tovaglia è abbastanza rovinata, bucherellata, tagliata, insomma, vecchiotta e da cambiare. Vi auguro un buon pomeriggio.
E ci vediamo dopo. Ciao! E buon pomeriggio. Ho appena tolto la vecchia tovaglia di plastica. Ho già spruzzato il pulitore per il legno. Uso questo, Netti. Non mi ricordo se l'ho comprato al Penny Market, forse. E adesso do una bella pulita e poi metto la tovaglia nuova. Ed ecco fatto. Nuova tovaglia posizionata. Molto bella, come potete vedere, colorata. Mette tanta allegria. Mi dedicherò ai pomodori. Voglio fare la salsa e quindi provare anche il passatutto che ho comprato stamattina. A dopo. Adesso ho messo i pomodorini a bagno, li lavo, li mondo e poi li taglierò a pezzetti per cucinarli. Qua. Ecco qua, i pomodori sono pronti per essere cucinati. E ho aggiunto anche qualche pezzetto di cipolla e di carota per dare un po' più di sapore. Ecco, questo è il passaverdure. Come potete vedere, ha il diametro di 24 cm. Ci sono tre dischi intercambiabili, dal più grande al più piccolo. E io penso che oggi proverò questo più grande perché mi piace la salsa piuttosto rustica, bella corposa. Questo invece è la base appunto su cui montare i dischi. E questo è il macinino, non lo so se si chiama così. Quindi adesso lavo bene tutto e ci vediamo dopo. Ed eccoci arrivati finalmente al momento clou in cui andrò a passare il pomodoro col nuovo passaverdure. Montarlo è stato semplicissimo. Adesso vedremo com'è in funzione. Qui la passata è pronta. Ho aggiunto la punta di un cucchiaio di sale. E adesso la faccio cuocere altri 10-15 minuti in modo che perda un altro po' d'acqua. E credo che poi più tardi comprerò gli gnocchi e la userò appunto per condirli. Vi farò sapere. E buonasera, sono qua davanti al supermercato, già pronta con la mia mascherina, così vado a comprare gli gnocchi. E lievito, perché poi in settimana voglio fare i panzerotti. A dopo. E buonasera. Questa giornata giunge finalmente a termine. È stata abbastanza pesante, soprattutto per quanto riguarda il caldo, che è veramente insopportabile. Questo pomeriggio, oltre a fare la spesa, sono andata anche a prendere l'acqua, prima alla fontana, l'acqua naturale, e poi in farmacia dell'acqua frizzante. C'è questa macchinetta da un po' di tempo che distribuisce sia acqua naturale che acqua frizzante oppure semigasata. Io preferisco semigasata perché è molto simile alla Ferrarelle, mi piace tanto ed è anche economica perché con 10 centesimi riempie una bottiglia da 1,5 litri. Cambio mano perché mi sono stancata. E non posso mettere il cavalletto perché il telefono è sotto carica. E niente, anche oggi mi sono divertita a fare questi mini video. Adesso proverò a farne uno unico e poi lo pubblico su tubo. I miei capelli sono ribelli nonostante il gel, non riescono a stare compatti. Vabbè, a breve dovrò rifare anche il colore. Vediamo quando ne avrò voglia. E vabbè. L'importante è comunque che i capelli sempre ci sono in testa, perché quando cadono è preoccupante. Vabbè. Adesso mi rilasso un po', monto il video e guardo un po' di TV. Buonanotte.